Insieme abbattiamo le barriere, così l'assessore alle pari opportunità, al volontariato e alle politiche abitative, Marianna Mazza, che questa mattina si è confrontato con le associazioni impegnate nel sociale per rendere Avellino una città non solo smart ma anche sensibile. Mazza non è riuscita a trattenere la commozione quando ha parlato delle persone diversamente abili e dei tanti ostacoli da affrontare in una vita già in salita, così come ha promesso precauzione e tutela in occasione degli sfratti dagli alloggi popolari che partiranno a breve in città, nel caso in cui essere sgomberate saranno famiglie indigenti con minori a carico, anziani e portatori di handicap. Qual è il suo primo obiettivo? Il mio primo obiettivo è innanzitutto, come dicevo, le barriere architettoniche che vorrei chiaramente abbattere. Quindi mi sono già interfacciata con l'assessore Genovesi affinché chiaramente queste strutture siano realizzabili. Chiaramente i tempi non li so, ma sto premendo affinché questo avvenga. Poi sensibilizzazione, perdonatemi, anche nelle scuole, perché la scuola è il fulcro dove si formano i bambini e quindi qua si parla tanto di bullismo, cominciamo a fare qualcosa. Poi la consulta delle donne, che è il mio primo obiettivo. Chiaramente credo in questo organismo, che vorrei chiaramente promuovere la partecipazione piano sociale. È fondamentale questo coinvolgimento, quindi lo so che già altri comuni, se non sbaglio Irpini, si sono già attivati in tal senso, però vorrei che Avellino fosse appunto comune capofila, insomma dare un esempio in più maggiore. Poi per il 25 novembre, adesso sto parlando anche con le altre associazioni, il 25 novembre è la giornata chiaramente della violenza delle donne e oggi si sente tanto parlare di questo argomento. Vorrei fare un focus, capito, per approfondimento di questo tema che se ne parla tanto, però cominciare, come dire, vorrei soltanto non dire non soltanto dei principi che sono enunciazioni ma fatti concreti. Fitto della sua sensibilità, perché prossimamente sa che ci saranno gli sfratti, ci sarà comunque protezione per quanto riguarda le famiglie che saranno sfrattate. Guarda, lei è giusto, immaginavo e mi aspettavo questa domanda, che è chiaro, è doverosa, e vorrei dire che non mi vorrei sottrarre mai a queste mie domande, alle mie responsabilità. Quando si parla, il diritto ad avere una casa dovrebbe essere un diritto garantito a tutti, e quindi quando si parla di sfratti non è facile affrontare questo argomento. Sicuramente faremo, quando si procederà, applicheremo tutte le, come devo dire, cautele affinché chiaramente garantiremo a tutti la protezione necessaria, cioè non possiamo lasciare queste persone da sole.